Lunedì 29 luglio, in 100 secondi, le breaking news di Alice Channel. Forte rischio escalation in Medio Oriente. Il presidente turco Erdogan minaccia di invadere Israele. Risposta di Tel Aviv dopo l'attacco di Hezbollah nel Golan, che ha causato la morte di 12 bambini e adolescenti. Bombardamenti nella notte a sud di Damasco, 2 morti e 3 feriti. Andiamo in Cina. La premier Meloni incontra in queste ore a Pechino il presidente Xi Jinping. Intanto forte eco sulla stampa per la dura reazione di Giorgia Meloni alla nota della Commissione UE sulla libertà di informazione in Italia. Sono fake news, ha affermato la premier. C'è un uso politico della relazione sullo stato di diritto dell'Unione. Ancora esteri, Nicolas Maduro è stato riconfermato presidente del Venezuela. Il capo dello Stato ha ottenuto il 51,2% dei voti, ma l'opposizione denuncia brogli e irregolarità. Dubbi anche da USA e Italia, che denunciano perplessità sullo svolgimento delle elezioni. Parliamo ora di commercio estero con i paesi extraeuropei. In calo a giugno import ed export, che perdono rispettivamente il 3,5 e lo 0,8% su base mensile. Negativo anche il confronto annuale, mentre il saldo commerciale resta positivo per oltre 6 miliardi. Finalmente il primo oro per l'Italia alle Olimpiadi giunge dal nuoto, dove Nicolò Martinenghi ha vinto contro ogni pronostico la finale dei 100 rana. Intanto è in corso la finale della carabina maschile, dove è impegnato il nostro Danilo Sollazzo. Chiudiamo con i mercati finanziari. In territorio positivo le borse europee. Gli investitori guardano alle riunioni della Fed e delle banche centrali di Inghilterra e Giappone previste in settimana. Spread sui 137 punti, poco mossi i prezzi di gas e petrolio. In rally il Bitcoin vicino ai 70.000 dollari. È tutto per le breaking news di oggi. Buona giornata.